Buongiorno a tutti, grazie ancora da Holidays per questa possibilità di collaborazione che ci vede al fianco di un partner fondamentale per la destinazione Stati Uniti, con il quale oggi viaggeremo nel caldo sud degli Stati Uniti, per l'appunto per rimanere in tema un po' con le temperature di questa inizio estate anche qui da noi. Vi ricordo solamente molto rapidamente chi è Brand USA è l'ente del turismo degli Stati Uniti, intanto qua vedete i nostri contatti, ci potete scrivere per qualsiasi sorta di informazione, di richiesta, noi siamo totalmente operative. Brand USA è l'ente del turismo degli Stati Uniti, è un ente nuovo e completo che racchiude sotto un unico cappello i 50 stati, 5 territori e District of Columbia, quindi siamo il punto di riferimento in Italia proprio per i viaggi negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i tanti strumenti dedicati al trade, quindi ai tour operator, ad agenti di viaggio che Brand USA mette a disposizione, non voglio tediarvi ulteriormente perché li trovate già nel webinar precedente, proprio insieme ad Holidays, che potete anche ritrovare su YouTube. Quindi ve li menziono molto rapidamente: il Travel Trade website con tantissimi itinerari già preconfezionati, piuttosto che il nostro Media Valet, quindi la Media Gallery di immagini e video sugli Stati Uniti, USA Discovery Program, i nostri learning, di cui vi parlerò invece un pochettino più approfonditamente alla fine. Ma invece oggi vi voglio dettagliare un po' di più quelli che sono gli strumenti dedicati al consumatore e in un certo senso però anche a voi affinché possiate approfondire la conoscenza degli Stati Uniti da un punto di vista multistato e soprattutto beyond the gateways, quindi al di là di quelli che sono i sentieri più battuti dal turismo di massa, affinché possiate poi trasmettere queste conoscenze e questa passione per gli Stati Uniti raccontati in maniera un po' diversa ai vostri clienti. Innanzitutto uno strumento di cui vi ho già parlato, ma che è costantemente aggiornato anche in questi mesi, soprattutto appena trascorsi e finalmente conclusi di lockdown, la GoUSA TV. Brand USA è il primo ente del turismo ad avere un canale di intrattenimento totalmente dedicato ai viaggi negli Stati Uniti e quindi si diciamo, vanta questa galleria di contenuti che vanno da quelli che sono i trend, i grandi spazi aperti, quindi aree tematiche, ma anche cultura, eventi, piuttosto che anche campagne di Brand USA che possono essere viste su questo canale di intrattenimento streaming, un po' come se fosse una sorta di canale Netflix, dove potete prendere spunto piccoli video che potete anche, visto che ora siamo tornati in agenzia, inserire magari nel vostro televisore, nei vostri schermi e fare andare in loop in modo tale da affascinare, di invitare, incuriosire un po' i vostri clienti. Tantissimi contenuti che veramente vi invito a guardare, tra l'altro potete guardare anche integralmente America's Musical Journey, che è stato il secondo lungometraggio di Brand USA dedicato alla musica, che è sicuramente un fil rouge fondamentale per intraprendere un viaggio nel sud degli Stati Uniti, come vedremo poi oggi anche con Holidays. E poi sempre la musica ci porta anche ad un altro canale di comunicazione adottato da Brand USA insieme a Spotify. Abbiamo creato infatti una serie di playlist che racchiudono, diciamo, quelli che sono i filoni musicali principali del sound, della musica americana che poi ha influenzato la musica di tutto il mondo e che può accompagnare anche magari le vostre giornate in ufficio o anche a casa per ricordare quella che è la tradizione musicale e far venire ancora di più la voglia di partire verso gli Stati Uniti. E poi siamo arrivati fino a anche i grandi schermi. Quindi ancora una volta la parola chiave è ispirazione. Vi invito a guardare integralmente su Netflix, se ancora non l'avete visto, National Parks Adventure, che è questo racconto narrato da Robert Redford su quella che è l'America dal punto di vista dei grandi spazi aperti naturalistici, e America's Musical Journey, che trovate integralmente, come vi dicevo poco fa, sulla GoUSA TV, e che invece ci trasporta in quello che è il sound della musica americana e che ci funge anche un po' da introduzione a quello che è il viaggio che intraprenderemo oggi. E poi spero presto anche in Italia arriverà quello che è il terzo lungometraggio di Brand USA, Into America's Wild, che invece ci accompagna in un viaggio di vera e propria esplorazione attraverso l'avventura di tre pionieri, tra cui John Harrington, che è stato il primo pilota nativo americano della storia e che ci, scusate, astronauta, e che ci trasporta proprio in quelli che sono gli spazi aperti, incontaminati, anche in parte selvaggi, quindi meno conosciuti dell'America, proprio perché lo scopo
gioco di Brand USA è quello di non narrare gli Stati Uniti più tradizionali, ma gli Stati Uniti più inconsueti attraverso degli itinerari multistato, quindi che permettano di vivere all'interno di un unico viaggio più esperienze e soprattutto al di là dei cosiddetti gateways. Tantissime le esperienze che un viaggio negli Stati Uniti permette di vivere, una di queste è sicuramente un viaggio nel sud degli Stati Uniti. Il sud degli Stati Uniti è un vero e proprio microcosmo, è lontano da quello che è magari il trambusto delle grandi metropoli del nord ed è una parte degli Stati Uniti veramente unica e ineguagliabile rispetto ad un viaggio che possa essere vissuto in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti, perché qui i ritmi sono veramente più lenti, più rilassati. È un po' il sud delle grandi piantagioni di cotone, delle dimore storiche antebellum, un po' che ci rimandano alla letteratura, al cinema, un po' Rossella O'Hara, no? Alla Via col Vento, e poi dei grandi eventi sportivi, della cucina creola e della sua tradizione e cultura, come ad esempio la cucina dalla doppia anima di New Orleans, Cajun e creola, e poi della musica che è sicuramente un leitmotiv principale per intraprendere un viaggio negli Stati Uniti del Sud. Insomma, tantissime esperienze che rendono gli Stati Uniti meridionali un'esperienza totalmente unica che io amo definire come un viaggio dell'anima, perché tornare da un viaggio nel sud degli Stati Uniti fa rimanere dentro di sé una serie di emozioni e di esperienze che difficilmente si riesce a dimenticare. E il viaggio che intraprenderemo oggi abbraccia quattro stati del sud degli Stati Uniti, nella fattispecie tre nel sud-est e uno, il Texas, nel sud-ovest, che nel loro insieme, nella loro unicità, ognuno con la propria caratteristica, racchiudono quelli che sono gli elementi principali di un viaggio nel sud degli Stati Uniti, quindi dalla cucina all'ospitalità, che è veramente uno stile di vita qui in questa parte degli Stati Uniti, alla storia insomma, della conquista dei diritti civili, la cultura creola, ad esempio, che ritroveremo nella città di New Orleans, una tappa, insomma, imprescindibile del nostro viaggio di oggi, e poi tutta quella che è la tradizione immancabile western e cowboy del Texas. Quindi benvenuti nel sud, ad iniziare proprio dallo stato del Texas, che pensate essere il secondo più grande, di tutti gli Stati Uniti, solo dopo l'Alaska, ed è uno stato in cui tutto è più grande, tutto veramente, maestoso, gigantesco, e, è un po' la terra, lo vedete anche riassunta in questa slide, dei cowboy, dei ranch e di quei paesaggi selvaggi che ci ricordano subito i vecchi film western di una volta. Tra l'altro, piccola curiosità per chi non lo sapesse, lo stato del Texas è anche chiamato come lo stato, diciamo, della stella solitaria proprio per l'unica stella presente sulla sua bandiera. E poi ci sposteremo invece in Louisiana per ritrovarci completamente travolti da quella che è il trambusto e l'eccentricità della città di New Orleans, che è sicuramente la città per cui la Louisiana è più famosa a livello internazionale, anche se, lasciatemelo dire, lo stato della Louisiana offre tantissime altre esperienze, anche naturalistiche, paesaggistiche, che possono essere vissute. Ma in un primo, soprattutto, viaggio in Louisiana non può non mancare una tappa in questa città, che è anche chiamata dai suoi abitanti The Big Easy, proprio perché è la città in cui tutto è possibile. Soprattutto ce ne si accorge attraversando il suo quartiere più famoso, che è il French Quarter, quindi il quartiere francese, che è un quartiere estremamente frizzante, colorato e travolgente, in cui a farla da padrone è sicuramente la musica. Si dice che New Orleans sia infatti la patria del jazz, e vi accorgerete di come la musica sia un elemento fondamentale sostanzialmente di questa città. Lo ritroverete infatti in ogni angolo, in tutte le vie della città, ad ogni ora. E poi accompagnato anche da quella che è la cucina e la cultura creola, e poi un immancabile evento annuale che è il suo carnevale, talmente pittoresco da attrarre visitatori da tutto il mondo. Quindi, che sia solamente per qualche ora, che sia per una giornata o per più giorni, è sicuramente New Orleans un'esperienza da avere nella lista delle città da visitare almeno una volta nella vita. E poi continueremo il nostro viaggio con Holidays nello stato del Mississippi, che anche già a livello geografico, se lo guardiamo sulla cartina,
rappresenta, riveste un ruolo fondamentale per il sud degli Stati Uniti perché è proprio nel bel mezzo di stati fondamentali del sud degli Stati Uniti, tra gli stati infatti del Tennessee, dell'Arkansas, della Louisiana, dell'Alabama, e poi è lo stato per antonomasia della musica. Lungo il Mississippi, Music Trail, Blues Trail, si possono ritrovare moltissimi siti storici legati al patrimonio musicale degli Stati Uniti e tantissimi musei. E poi lungo il Mississippi River, che è il più lungo fiume degli Stati Uniti, tantissime anche cittadine storiche, quindi di rilevanza anche culturale, come ad esempio la città di Vicksburg, e poi tantissime legate anche alla musica, ma le approfondiremo poi con Giuseppe e Alessandro. E per finire il nostro viaggio ci tuffiamo proprio nello stato del Tennessee, che è anche qui il regno della musica, grazie soprattutto al contributo prezioso di due importantissime città che hanno contribuito enormemente a, diciamo, a quella che è la musica poi mondiale, che sono la città di Memphis e innanzitutto la città di Nashville. Memphis è sicuramente la patria del rock and roll. Si trovano tantissimi ancora luoghi in cui ha vissuto parte della sua vita Elvis Presley. Non può mancare una visita sicuramente a Graceland, che è la sua abitazione privata, 20 km circa fuori da Memphis, dove tra l'altro si trova anche la sua tomba proprio nel giardino dell'abitazione chiamato Meditation Garden. E poi lo vedete anche qui in questa slide, il Sun Studio, un'immagine iconica per gli amanti di Elvis e del rock and roll, lo studio dove l'icona del rock and roll Elvis Presley ha inciso i suoi primi dischi e dove poi si hanno provato anche numerose altre star mondiali come Johnny Cash e Jerry Lee Lewis. E poi la città di Nashville, un altro must per gli amanti della musica, ma non solo, la Music City, soprattutto conosciuta per la musica country, in questo caso grazie anche alla Country Music Hall of Fame e alle tantissime esperienze che possono essere fatte quotidianamente per vivere veramente appieno quella che è la cultura, il patrimonio musicale degli Stati Uniti, facendo il tour magari degli Honky Tonk Bar della Lower Broadway di Nashville. Ma di questo ed altro vi parleranno poi sicuramente meglio gli specialisti del prodotto Giuseppe ed Alessandro. Io invece vi lascio quelli che sono alcuni suggerimenti di itinerari multistato che potete scaricare anche in italiano in PDF dal nostro Travel Trade website per prendere spunto nella costruzione di itinerari supportati poi a livello logistico dal partner appunto Holidays con altri stati per comporre proprio un viaggio unico negli Stati Uniti del Sud, alla ricerca di quelle che sono le tappe per l'ottenimento dei diritti civili e quindi aggiungendo anche al Tennessee, al Mississippi, gli stati dell'Arkansas, dell'Alabama e della Georgia, piuttosto che un tour più completo alla scoperta di quelle che sono le radici del patrimonio musicale americano e di conseguenza mondiale, quindi aggiungendo delle tappe anche in Alabama, in Georgia e le due Caroline, e finire poi invece in quelle che sono tutte le cittadine che danno vita a questo itinerario chiamato i ritmi del fiume, quindi itinerari sempre multistato che permettono all'interno di un unico pacchetto di viaggio di contemplare più esperienze. Io vi lascio semplicemente con un piccolo reminder per cui avete tempo ancora fino al 29 giugno per completare e poter ottenere un buono Amazon completando il Regional Badge sul nostro USA Discovery Program oppure entrambi i badge dedicati alle esperienze sulla costa degli Stati Uniti o dei grandi spazi aperti. Io vi ringrazio tutti quanti di essere insomma stati con noi in questa giornata alla scoperta del sud degli Stati Uniti e lascio la parola a Giuseppe. Grazie di nuovo. Grazie Serena. Allora un attimo di pazienza mentre predispongo la presentazione. Eccoci qua. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono Giuseppe Gerevini. Iniziamo la nostra presentazione di oggi con la nostra solita scheda di appunto introduzione. Scusate se qualcuno magari ha già assistito ad altri webinar precedenti e avrà già saputo della mia biografia, comunque molto brevemente. Allora, lavoro in Halides da 10 anni, mi occupo del prodotto Stati Uniti e Nord America in generale, quindi Stati Uniti e Canada.
Ho iniziato a lavorare più o meno intorno a metà degli anni 80, in altri tour operator all'epoca, e sono all'inizio, diciamo, ho lavorato anche sull'Oriente, ma subito dopo praticamente mi sono concentrato sugli Stati Uniti e il Nord America, che è sempre rimasto, diciamo, il mio prodotto principale. Oggi la presentazione sarà a due voci, quindi io vi condurrò per la prima parte dell'itinerario e poi ci sarà anche il mio collega Alessandro, che adesso vedrete la sua scheda, e prego Alessandro se vuole fare un saluto, un'introduzione. Sì, ciao a tutti, sono Alessandro Di Falco, lavoro nel reparto marketing, mi occupo di stesura di contenuti per il sito Fluid Travel, per il sito Holidays, per i cataloghi e in particolare anche io ho una passione per gli Stati Uniti, soprattutto per questi stati del sud che ho avuto modo di visitare, anche perché sono un amante della tradizione musicale di cui oggi vi daremo qualche cenno. Grazie. Bene, allora, da Dallas a Nashville, un viaggio tra musica e cultura nel sud degli Stati Uniti. Questo è un percorso, qui ve l'ho tracciato sulla mappa di Google Map, è un percorso anche un po' insolito, se vogliamo, anzi mi fa anche molto piacere che Brand USA ci abbia chiesto un itinerario particolare, multistato, che comprendesse appunto più stati. Ma che fosse un po' fuori dagli schemi. Solitamente un viaggio negli Stati del Sud parte da Atlanta, finisce da Atlanta, o comunque si concentra più sulla parte appunto del sud-est degli Stati Uniti, mentre qui abbiamo voluto includere anche il Texas. Il Texas, che in realtà da un paio d'anni a questa parte sta sempre prendendo più interesse da un punto di vista turistico, e anche molti clienti italiani ce lo chiedono, e quindi poi probabilmente più avanti faremo un webinar diciamo concentrato solo sul Texas, perché merita ovviamente un viaggio già a sé, uno stato, come diceva Serena, molto grande, ha delle varietà turistiche, diciamo, e anche paesaggistiche veramente incredibili. Più all'ovest, il Texas, c'è anche un parco nazionale stupendo, che è il Big Bend National Park. C'è tutta la parte centrale con Marfa, quindi con tutto lo sviluppo artistico, le installazioni artistiche, la Cinati Foundation, insomma, c'è veramente tanta roba da fare in Texas. Oggi ci concentriamo invece sulle città principali, che sono anche poco conosciute effettivamente. Adesso poi andremo a capire perché è interessante andare a Dallas, andare a San Antonio, Houston, e poi pian piano ci sposteremo verso la Louisiana, quindi siamo nel delta del Mississippi, e risaliamo praticamente il corso del Mississippi attraverso le piccole cittadine storiche, quindi Natchez, Vicksburg, per arrivare poi nella parte più interessante da un punto di vista musicale. Sebbene, voglio dire, tutte le città sono interessate da soprattutto queste del sud, appunto, dall'aspetto musicale proprio. E poi per finire, appunto, a Nashville, in Tennessee. Il viaggio ovviamente ha tanti spunti che sono quelli culturali, lo vedremo nelle città del Texas con i suoi musei, proprio le art district di queste città. E poi importante da un punto di vista appunto musicale, gastronomico e soprattutto storico anche. Iniziamo da Dallas il nostro viaggio. Allora, diciamo che per inquadrarla storicamente, Dallas incomincia ad essere importante, diciamo, intorno al 1860-1865. Sono gli anni della guerra civile, la guerra di secessione, la guerra civile americana, ed era praticamente un'importante base militare, essenzialmente. Ci fu poi in seguito una forte immigrazione dagli stati vicini, dagli stati del sud, soprattutto da Louisiana e Mississippi. Praticamente arrivarono migliaia di persone perché l'area della zona appunto di Dallas era molto fertile per la coltivazione del cotone. Quindi per questa ragione divenne uno dei centri, diciamo, di produzione del cotone molto importante. Addirittura pensate che nel 1920 solo nell'area praticamente di Dallas si coltivava il 40% della produzione nazionale. Il 60% ovviamente lo coltivavano poi negli stati vicini, come dicevo, però il 40% vi fa capire la proporzione importante.
Divenne poi importante industrialmente anche poi dagli anni 30 in poi con la scoperta del petrolio e quindi con lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e della raffinazione. Pensate che nel 1940 Dallas aveva più o meno 300.000 abitanti, nel 1960, quindi 20 anni dopo, erano già più che raddoppiati perché ne contava 680.000. E oggi ne conta più o meno 1.400.000 abitanti, quindi è una grande città sicuramente, non una megalopoli come può essere New York o Los Angeles, che conta invece milioni e milioni di abitanti, ma comunque è di una certa rilevanza e importanza. Poi ovviamente Dallas, come dire, salì agli onori della cronaca internazionale con un fatto increscioso, ovviamente l'assassinio più famoso della storia degli Stati Uniti, che appunto il 22 novembre del 1963 ci fu appunto l'assassinio di Kennedy, e da quel momento in poi Dallas fu sulla bocca di tutto il mondo. Vediamo praticamente come ci si arriva. Allora, la città è servita da un aeroporto internazionale, uno dei più grandi degli Stati Uniti, che è il Dallas-Fort Worth, DFW. Perché Fort Worth? Fort Worth è un'altra città che si trova equidistante rispetto a Dallas e rispetto all'aeroporto. Quindi dall'aeroporto al centro di Dallas ci sono 26 chilometri, dall'altro lato altri 26 chilometri per arrivare a Fort Worth, ma di Fort Worth poi te ne parlerò un po' più tardi. Quindi è la città hub di American Airlines. Dall'Italia in questo momento, vabbè, hanno cancellato i voli per ovvie ragioni, però c'è un volo giornaliero che verrà ripristinato, se non ricordo male, dalla prossima primavera, da Roma a Dallas. Altrimenti le più importanti compagnie europee comunque collegano Dallas con i vari hub europei. Per arrivare in centro c'è una metro leggera che tra l'altro costa pochissimo, pochi dollari, in 30 minuti si è in centro, parte proprio dal terminal dell'aeroporto. Io solitamente consiglio di non prendere subito l'auto dall'aeroporto facendo poi un itinerario, perché Dallas poi in realtà il centro storico, la parte del downtown dove solitamente si sta è molto limitata, cioè quindi ha un centro storico abbastanza percorribile a piedi oppure con questi mezzi che vedete, bicicletta, noleggio, monopattini. Quindi si può anche eventualmente evitare di prendere subito la macchina. Se qualcuno vuole ovviamente risparmiare sui pernottamenti, e quindi si può andare anche, diciamo, nell'immediata periferia di Dallas, dove ci sono alberghi magari anche più economici del centro, e a quel punto ovviamente è necessario avere una macchina a disposizione. Altri mezzi di trasporto ve li sto citando perché ce ne sono tantissimi, poi in città costano poco, ci si sposta molto velocemente. Volevo però attirare la vostra attenzione intanto sulla foto in basso a destra, questa M-Line. La M-Line è praticamente una linea con questi tram storici molto particolari, anche carini, se volete, no? Tutti restaurati, ed è gratuita, quindi ci si muove da downtown a uptown, quindi tra le due sezioni della città, praticamente gratuitamente, quindi si sale e non si paga il biglietto e si ha il trasporto gratuito. Altro trasporto gratuito, abbastanza insolito comunque perché non c'è ovunque nelle città americane, è questo e-Frogs che vedete invece sulla sinistra, queste macchinine elettriche molto simpatiche, ci stanno massimo quattro persone più l'autista. In realtà sono dei trasporti gratuiti anche questi, cioè collegano ovviamente percorsi brevi, non percorsi ad esempio per andare in aeroporto, non si può prendere le frog, però all'interno della città per andare dall'hotel a un ristorante piuttosto che per muoversi da un quartiere all'altro si può utilizzare le frog, si prenota con un'app e si ha a disposizione appunto il trasporto. Addirittura viene utilizzato per dei brevi tour turistici, quindi con una guida proprio in inglese, ovviamente, che gratuitamente sempre, tutto gratuito,
racconta praticamente del quartiere, della storia, insomma, comunque è un vero e proprio city tour, un mini city tour che si può fare in questo modo. Come vengono finanziati questi Frogs? Semplicemente è un consorzio dei vari ristoranti, piuttosto che hotel, eccetera, che si sono appunto messi d'accordo nel pagare e finanziare questo tipo di servizio, quindi è abbastanza simpatico appunto utilizzarlo. Oh, questa è un'installazione particolare, è diventata un po' un'icona di Dallas. Chiunque va a Dallas si trova questo gigantesco bulbo oculare che fa anche un po' una certa impressione. Questa in realtà è un'installazione artistica che si trova davanti all'Hotel Joule. Sito, con la jolly iniziale, Joule Hotel, che è un boutique hotel molto 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 interessante. È un hotel artistico, ha una collezione d'arte di opere, tra l'altro vere, non sono dei fake, e conta anche degli Andy Warhol, ci sono Tony Craig, insomma tutti i più grandi artisti, diciamo, contemporanei americani sicuramente li hanno nella loro collezione. Questa è una installazione gigantesca, e in realtà la scultura era stata ideata e pensata per essere posizionata a Chicago. L'artista si chiama Tony Tassett, lui è nativo di Chicago, poi in realtà Chicago ci è rimasta poco, non so, forse faceva un po' impressione agli abitanti di Chicago, e quindi l'hanno poi trasferita a St. Louis, e definitivamente la Joule Hotel l'ha comprata e l'ha installata praticamente nel proprio giardino. Comunque adesso è l'installazione forse più fotografata di quando si va a Dallas. Altra zona centrale di Dallas, un altro monumento molto fotografato, è il Cattle Drive di Pioneer Plaza. Quest'area è un'area verde che è gestita dalla Texas Tree Foundation, che ricorda praticamente il passato proprio rurale della città di Dallas. Quindi ci sono questi tre cowboy che, come dire, accudiscono e portano al pascolo praticamente questa mandria di 40 mucche dalle corna lunghe, quindi che poi vedremo dopo a Fort Worth comunque. È impressionante perché è in questo spazio, questo parco cittadino molto, molto aperto, e insomma è un altro punto molto fotografato e molto frequentato di Dallas dai turisti. Addirittura sono due i punti in realtà più frequentati, c'è Dealey Plaza, che è la piazza che poi vedremo dell'assassinio di Kennedy, e poi c'è questo di Pioneer Plaza, appunto con la Cattle Drive Sculpture. Questa invece è un'altra attrazione di Dallas. Nel panorama dello skyline sicuramente l'avete riconosciuta anche all'inizio, c'è questa torre con questa palla illuminata, molto particolare. Essenzialmente è una torre panoramica, non è un edificio, è solamente una torre. Appartiene alla catena Hyatt, degli Hyatt Hotel. Infatti sotto la torre c'è proprio l'Hyatt Regency di Dallas. Si sale, è alta 171 metri, quindi si ha una visione panoramica a 360 gradi della città, molto bella. Salire ci sia di giorno che di sera, c'è anche un ristorante panoramico in cima. Dallas è una città che fino a qualche anno fa, io onestamente, allora, l'ho visitata un paio di volte. La prima volta ci sono stato nel 2000, c'era una fiera internazionale del turismo. E sì, mi aveva colpito ovviamente, molto interessante per la parte museale e tutto quanto, perché già c'era molti dei musei che poi dopo vi illustrerò, però non mi aveva lasciato un buon ricordo, cioè era un po' spenta come città, soprattutto la sera, non si sapeva appunto cosa fare, dove andare, cioè c'era il downtown, qualche locale lì, però niente di che. Ci sono tornato nel 2018, quindi 18 anni dopo, e l'ho trovata completamente trasformata, cioè era una città viva, proprio con questi nuovi quartieri emergenti, completamente recuperati da situazioni di degrado, perché effettivamente era così. In particolare due punti, che sono Oak Cliff e poi vedremo anche Deep Ellum.
Oak Cliff è in sostanza uno dei quartieri un po' più defilato rispetto al centro. Hanno aperto, come dire, recuperato questi edifici che erano magari vecchi magazzini o locali appunto ormai in disuso, e sono diventati dei locali di tendenza. Quindi ci sono, come vedete anche in basso a destra, questi locali dove fanno musica dal vivo. Quindi qui la sera assolutamente è bello, ecco, a passarci un po' di ore. Ci sono degli ottimi ristoranti, ovviamente, e il panorama gastronomico di Dallas è molto interessante da questo punto di vista. Altro quartiere che è stato recuperato, anche questo negli ultimi anni, è Deep Ellum, questo molto più vicino al centro, qui addirittura con una passeggiata di 20 minuti, mezz'ora, diciamo che dal centro ci si può arrivare. Questo è il quartiere dei murales, della vita artistica della città. Quindi ci sono, come dire, gallerie d'arte, ci sono i locali storici proprio di musica indie e blues. Qui addirittura negli anni 30 furono aperti, durante il proibizionismo, i primi speakeasy della città. Poi, vabbè, il panorama urbano di Dallas si sviluppò in altre zone, questa fu abbandonata, ma fortunatamente adesso è stata recuperata, e quindi si può godere, insomma, della vitalità di questo quartiere. Tra l'altro qui c'è anche la Deep Ellum Brewing Company, che è diciamo il birrificio locale del posto, che propone proprio anche dei tour, diciamo, di degustazione della birra. Ecco, vediamo qui appunto un po' di birra locale di Dipellum, e poi sulla destra questo ristorante che propone queste prelibatezze di barbecue. E ripeto, qui è molto interessante anche andare a vedere proprio i murales, che sono proprio una festa per gli occhi, perché ce ne sono veramente di bellissimi. Il Margarita Mile è come dire, un servizio, è un'app innanzitutto, è un progetto che ha voluto fortemente il turismo di Dallas, l'ufficio di turismo di Dallas, ed è essenzialmente un percorso che si fa per degustare le migliori margherita di Margherita Frozen, praticamente della città di Dallas. Ovviamente magari non è che lo fa, se ne passa 3 o 4 sera, però insomma, se uno ci passa magari un paio di sere, un paio di notti o 3 notti a Dallas, perché no, magari uno a sera si può fare questi locali di tendenza scaricando quest'app, che è molto, molto interattiva, molto simpatica. Questo invece è il Sixth Floor Museum. Il Sixth Floor Museum è probabilmente il luogo più visitato di Dallas. L'ho ricordato prima, praticamente il 22 novembre del 1963, su Dealey Plaza, che è praticamente questa piazza, questo slargo, diciamo, no, su questa strada del centro proprio di Dallas, fu assassinato Kennedy. Il Sixth Floor Museum è questo edificio che vedete qua alle spalle, questo brownstone in pratica, era all'epoca un deposito di libri scolastici. Era il Texas School Book Depository, dove Lee Oswald, che è l'assassino di Kennedy, si nascose e dal sesto piano praticamente sparò poi sulla macchina che transitava appunto col presidente. Ovviamente è stato adesso trasformato appunto in un museo, ed è un percorso proprio che si fa dal piano terra fino al sesto piano, che appunto è il piano dove sparò Oswald, e via via praticamente un percorso di visita con foto, video, anche audio da ascoltare appunto in cuffia, manufatti, arti figurative, pratiche legate proprio alla figura di Kennedy. È uno assolutamente dei posti più visitati di Dallas, ovviamente. L'ingresso costa sui $18 a persona. E quindi questo appunto è il Sixth Floor Museum di Dealey Plaza.
Altro museo interessante è quello di Perot, poi adesso vi spiego chi è Perot, è il Museo di Scienze Naturali. Intanto anche questo è nel centro di Dallas, quindi è tutto molto vicino, tutte queste cose che vi sto dicendo, questi musei. Perot è un signore, un miliardario di Dallas, Ross Perot, forse sicuramente qualcuno di voi se lo ricorderà, è stato anche politico, lui ha tentato anche la scalata alla Casa Bianca, credo, quando ci fu l'elezione di Obama la prima volta. Lui è un repubblicano, miliardario, con idee molto più, come dire, radicali dal punto di vista repubblicano rispetto a quelle di Trump. Quindi, vabbè, non è mai riuscito comunque a uscire, cioè, molto chiacchierato, molto discusso, diciamo, no? Nel panorama della politica americana. Comunque, diciamo, l'importante è che ci abbia lasciato questo museo che è assolutamente imperdibile perché è il Museo delle Scienze Naturali di Dallas, molto interattivo, bellissimo sia per i bambini ma anche per gli adulti, e quindi è un posto che anche solo a vederlo da un punto di vista architettonico è veramente molto bello. Dallas, così poi come vedremo a Houston, un po' tutte queste città, diciamo, ricche con queste famiglie, diciamo, di benefattori, lo vedremo poi nei diversi musei, ha creato negli anni praticamente delle aree che sono diventate delle vere e proprie cittadelle dell'arte, quindi anche qui c'è appunto il Dallas Art District. Il Dallas Art District comprende una decina di musei, quindi si va dal Dallas Museum of Art alla Nash Sculpture Center, c'è la Dallas Opera House che è molto importante, ecco, per chi conosce appunto e segue la parte operistica e sinfonica, e poi c'è la AT&T Performing Arts Center e altri, ovviamente, gallerie, tutte, diciamo, racchiuse in un'area abbastanza delimitata di un paio di quartieri. Attaccato proprio a questo quartiere dell'Art Center c'è questo Clyde Warren Park. Perché è importante Clyde Warren Park? Perché intanto il progetto è abbastanza recente, perché è iniziato nel 2009, ma poi è stato terminato nel 2012. Quindi vedete che è tutto abbastanza recente a Dallas, no? Come dicevo io, quando sono andato la prima volta nel 2000, queste cose non c'erano. Quindi è stata veramente una riscoperta. L'architetto che l'ha costruito, questo Jim Burnett, in pratica, l'ha costruita questo spazio, questo parco appunto cittadino che addirittura ci fanno appunto manifestazioni musicali che raccolgono, possono anche ospitare fino a 10.000 persone, quindi all'aperto tutte insieme, l'ha ideato praticamente per coprire una parte della freeway che scorre sotto, quindi praticamente è un parco che è sopraelevato in un certo senso, perché sotto il parco scorre appunto la freeway che è adiacente appunto a quest'area appunto dell'Art District. E quindi anche questo, per farvi capire che proprio è stato un grande progetto di riqualificazione urbana, perché altrimenti quest'area non ci sarebbe stato il verde, ci sarebbe stata appunto solo la strada e poi magari adiacente appunto tutti gli altri musei. Quindi questo è assolutamente molto bello da visitare. Quindi qui alcune immagini, come vedete anche nel Clyde Warren Park ci fanno lezioni di yoga o comunque di ginnastica, va bello per i bambini e per passeggiare semplicemente. Attaccato al Clyde Warren Park praticamente troviamo uno dei musei principali praticamente di Dallas, che è il Dallas Museum of Art. In realtà il Dallas Museum of Art è stato fondato addirittura nel 1903, all'epoca era in un'altra posizione della città, e solo praticamente nel 1984 iniziarono praticamente a costruire questo edificio che poi
fu completato con tanti altri edifici e ha formato appunto questo Dallas Art District. Il Dallas Art Museum, Dallas Museum of Art ha una collezione esagerata di qualsiasi tipo d'arte, dall'africana, quella americana, europea, orientale, soprattutto anche contemporanea, ci sono dei Pollock, Rothko, quindi c'è di tutto e di più, praticamente chi ama l'arte deve assolutamente visitarlo. Attaccato proprio next door, come si dice, rispetto al Dallas Museum of Art, c'è la Nasher Sculpture Center. Questa ve la voglio citare per due ragioni. Uno perché è un museo bellissimo, cioè quindi un museo di sculture che si sviluppa su due fronti. In pratica la parte all'aperto con questi giardini molto belli, c'è un camminamento da fare, un percorso, quindi è molto piacevole anche solo giusto per passarci intorno alle statue e vederle. E poi c'è la parte museale invece interna. Questo è stato voluto da altri magnati, diciamo, patroni dell'arte, erano i fratelli Nasher, perché erano dei grandi collezionisti di opere, dei grandi scultori internazionali, e hanno collezionato praticamente una miriade di opere, da Giacometti a Miró, a Picasso, a Henry Moore, quindi qui li trovate praticamente tutti. E il museo, ve lo citavo appunto perché è stato disegnato, è stato concepito da Renzo Piano nel 1998. Renzo Piano, che poi troveremo anche a Houston e ve lo farò vedere dopo, quindi lui ha lavorato parecchio in queste città, proprio legato a questi progetti di queste grandi famiglie che hanno voluto appunto conservare le loro opere sotto questi nuovi musei che hanno costruito. Allora, poi a Dallas, se qualcuno è interessato appunto a fare questa visita, c'è sicuramente una delle, chiamiamola museo, certo, però è più una library, quindi la biblioteca presidenziale che ha voluto George W. Bush. Sapete che quando i presidenti finiscono il loro mandato, generalmente qualche anno dopo, così a ricordo, a lascito appunto, a memoria del loro percorso politico, fanno costruire appunto solitamente queste library. Ce ne sono un po' sparse in tutti gli Stati Uniti e sono generalmente nelle città natali dei presidenti. In questo caso appunto George W. Bush è di Dallas e quindi qui c'è appunto la sua library, è stata inaugurata nel 2013 e quindi ricorda un po' tutto il periodo che va dal 2001 al 2009, quando lui è stato presidente. Soprattutto c'è una sezione molto nutrita sulle questioni del 9-11, quindi dell'11 di settembre di New York. Questo North Park ve lo cito perché è un mall, quindi essenzialmente qui si dà per fare shopping, tra l'altro è molto vicino alla Presidential Library, quindi si può fare quella combinazione di vederle insieme. Sono leggermente fuori Dallas, ecco, qui bisogna prendere o un mezzo pubblico per raggiungere questa zona, oppure avendo a disposizione un'auto si raggiunge facilmente in meno di un quarto d'ora. North Park, ve lo cito perché vabbè, di mall a Dallas Shopping Mall ce ne sono tantissimi ovviamente, ma questo è molto particolare perché è stato costruito intanto negli anni 60 e già con un concetto proprio che all'epoca non esistevano i mall come concetto di negozi. E quindi ora vabbè, ospita ovviamente i grandi marchi internazionali del lusso e anche quelli un po' più popolari, diciamo, ma i corridoi, gli spazi proprio all'interno e anche all'esterno nei giardini hanno proprio queste installazioni artistiche autentiche, quindi sia di sculture che di opere proprio figurative, quindi anche quadri per intenderci, che sono esposte proprio nei corridoi. Quindi cioè, uno va a fare shopping, ma in realtà se non va a fare shopping va anche solo giusto per vedere appunto la collezione di North Park. Quindi è assolutamente imperdibile come tipo di shopping mall. Bene, quindi allora ci spostiamo adesso brevemente da Dallas e andiamo a Fort Worth. Fort Worth, come vi dicevo prima, si trova
equidistanti rispetto all'aeroporto. Quindi abbiamo Dallas, poi andiamo verso ovest, per intenderci, incontriamo l'aeroporto e poi altra mezz'ora di strada e arriviamo, praticamente sempre sulla stessa linea retta, arriviamo a Fort Worth. Fort Worth è una cittadina sicuramente un po' più piccola rispetto a Dallas, ha 870.000 abitanti ed è soprannominata The Cow Town. The Cow Town perché praticamente c'è come dire, ricorda molto e ancora diciamo, il suo passato rurale. Infatti poi vedremo il perché. Però adesso vi faccio vedere questa parte del centro, ve la volevo citare perché questa si chiama The Active Pool, è una scultura monumentale, diciamo, di Philip Johnson, che è il famoso architetto americano, quello con gli occhialini rotondi, sicuramente qualcuno se lo ricorda, che nel 1974 gli viene commissionato di fare un'opera nel centro di Fort Worth, e lui ha ideato questa fontana che è gigantesca. Qui nella foto c'è una prospettiva un po' strana, però vi posso assicurare che è veramente enorme, grandissima, con addirittura questo camminamento che si può percorrere proprio quasi all'interno di questo cratere con questa cascata d'acqua che ha voluto appunto così anche per rinfrescarsi, diciamo, durante le giornate calorose, diciamo, sicuramente di questa zona del Texas. Quindi è molto particolare da essere fotografata. Però Fort Worth, diciamo, più che nella parte moderna, perché poi anche qui c'è il proprio Art District, anche qui ci sono altri musei molto interessanti, però chi va a Fort Worth sicuramente vuol vedere il vero Texas e qui in effetti rimane soddisfatto perché nella zona del quartiere di Stockyards, che è a tipo 10 minuti circa dal centro di Fort Worth, troviamo questa Main Street. Adesso qui non la vedete perché ci sono le mucche, i buoi proprio in primo piano, ma dietro praticamente si estende per circa 800 metri e questa è una via storica praticamente, ci sono tutti questi edifici che sono stati ristrutturati, sono più o meno del periodo tra il 1800 e il 1850 ed è la zona dove praticamente tutti i giorni fanno questa Cattle Drive Parade, che tutti vogliono appunto vedere e fotografare. Solitamente la fanno due volte al giorno, una la mattina e una al pomeriggio. Bisogna sempre controllare magari nell'app o nel sito di Fort Worth, dove ci sono appunto gli orari in cui fanno, a secondo delle stagioni, il percorso di questa Cattle Drive Parade. Qui un'altra immagine, vedete queste mucche proprio tipiche con queste corna lunghissime. E altra cosa che sicuramente fa piacere ai turisti è il rodeo che non sempre si vedono negli Stati Uniti, cioè ci sono praticamente delle città dove organizzano, come dire, dei tornei di rodeo, ma sono sporadici un po' in tutti gli Stati Uniti, a parte quello di Cody che è nel Wyoming, che lì c'è tutta l'estate, da giugno fino a settembre. L'unico altro rodeo permanente che c'è sempre è questo di Fort Worth. C'è tutto l'anno praticamente, ma solo nei weekend, venerdì, sabato e domenica. Quindi questa è un po', diciamo, la parte più folcloristica, se vogliamo, no? Dove i clienti sicuramente quindi vogliono vedere. Quindi ricordatevi Fort Worth, soprattutto per i rodei, solo nei weekend. Bene, a questo punto noi proseguiamo. Quindi abbandoniamo l'area, diciamo, di Dallas e di Fort Worth, ci spostiamo un po' più a sud, qui siamo a circa 350-400 km di distanza e siamo a San Antonio, Texas, che è una città completamente diversa da Dallas e poi da Houston, che vedremo dopo. È completamente diversa perché è un po' meno, come diciamo, commerciale, più legata alla sua storia e sicuramente più turistica. Qui vedrete sempre migliaia di turisti in giro per la città, e perché proprio ci sono tantissime testimonianze nel centro storico proprio della città del periodo coloniale che è passato. È stata fondata come missione
dagli spagnoli nel 1718. E, in realtà il nome San Antonio gli era stato attribuito già molti anni prima, perché durante una spedizione spagnola nel 1691 capitarono proprio praticamente il 13 di giugno, che se non vado errato è proprio il giorno praticamente di San Antonio. Sant'Antonio è dedicato appunto a Sant'Antonio da Padova. Quindi poi crebbe di importanza da un punto di vista anche strategico, militare e dal punto di vista storico è importante perché furono costruite cinque missioni nel XVIII secolo, praticamente che poi adesso vedremo sono quelle di Alamo e poi quelle delle National Historic Park. Da citare sicuramente anche qui il museo di San Antonio, Museum of Art, che già solo l'edificio è come dire, architettonicamente molto interessante. Un edificio del 1880, era in realtà un'ex fabbrica di birra, un birrificio molto grande ovviamente, era la sede della Lone Star Brewery, quindi Lone Star, come citava prima Serena, è un po' il simbolo, diciamo, della stella solitaria del Texas, quindi la Lone Star Brewery. E, ha diversi tipi di collezioni che vanno dall'arte classica, come vedete anche sulla destra, ma soprattutto la collezione principale sono quelle dell'arte latinoamericana con dei reperti precolombiani che vanno fino praticamente al periodo della dominazione spagnola. La città è una città appunto turistica, come vi dicevo, sicuramente da consigliare una sosta all'Historic Market Square, qui ci sono più di 100 negozi e ristoranti. È una gioia anche per gli occhi perché sembra, come vedete, quasi una cittadina messicana, no? Con queste decorazioni artistiche, tutto quanto richiama, diciamo, no? Il retaggio culturale messicano. Quindi anche questa è un'area assolutamente da consigliare ed è sempre nel centro di San Antonio, che, ripeto, si gira tranquillamente a piedi dappertutto. Oh, arriviamo un po' al simbolo di San Antonio. Non si può andare via da San Antonio senza aver visto di Alamo. Molti lo chiamano Fort Alamo, in realtà allora di Alamo è una delle cinque missioni che citavo prima. Stata costruita all'inizio dell'Ottocento, ma poi fu trasformata praticamente in un forte perché praticamente nel 1836 ci fu un episodio della guerra tra Stati Uniti e Messico, uno dei più cruenti praticamente della battaglia della guerra tra Stati Uniti e Messico, e dove 13 cittadini di San Antonio, che non erano militari, cioè c'era forse qualche militare, ma erano più che altro dei civili, quindi si assediarono praticamente all'interno del Fort Alamo e resistettero per 13 giorni praticamente all'esercito messicano che invece era in gran forza. Quindi poi ovviamente i messicani riuscirono ad espugnare il forte, i 13 vennero ovviamente uccisi e quindi perdettero la battaglia. Però, tra l'altro, questo è un episodio che ricorre meno nella storia cioè, i messicani, diciamo, ne parlano poco di questo episodio, diciamo che sembra quasi un po' marginale per loro, no? Nel contesto della storia Stati Uniti e Messico, ma per gli abitanti del Texas e soprattutto di San Antonio è come dire, una storia più che tocca l'orgoglio, quindi cioè essere resistiti, aver resistito per 13 giorni a una forza così imponente, appunto, senza far espugnare il forte, comunque è una cosa, appunto, una punta di orgoglio, diciamo. Infatti c'è tutti i texani, quando vogliono ricordare queste cose, dicono ricordati di Alamo, cioè quindi per dire di essere orgogliosi appunto del loro passato. Questa è la San Fernando Cathedral, quindi è proprio nel cuore della città, è una
chiesa cattedrale principale, una chiesa cattolica del 1731, fu costruita con l'aiuto di 15 famiglie che erano stati i primi abitanti praticamente della città di Sant'Antonio, che arrivavano dalla Spagna, ma più precisamente dalle isole Canarie. Quindi diciamo che Sant'Antonio nasce proprio da cittadini delle isole Canarie. Quindi quando arrivarono, ovviamente ferventi cattolici, iniziarono a finanziare così il progetto di costruzione della cattedrale. La piazza la sera diventa molto animata perché sulla facciata della cattedrale viene proiettato uno spettacolo di luci laser, un po' quello che era un tempo il Sonne e Lumière, che insomma hanno perso un po' di fascino, adesso invece li fanno con questi laser bellissimi, e lo spettacolo si chiama The Saga e racconta in pratica del territorio praticamente del Texas e di San Antonio in particolare, occupato dai nativi americani, fino praticamente alla conquista degli spagnoli, la guerra col Messico e fino ai giorni nostri, quindi The Saga. Questa invece è un'altra area appunto delle missioni, come dicevo erano cinque, questa è un'area dove ce ne sono quattro, ci sono più che altro rovine queste delle missioni, alcune sono più in buono stato, altre un po' meno, costruite tutte intorno tra il 1720 e il 1756, più o meno in questo periodo. La cosa particolare è che la domenica in una di queste missioni si celebra la messa mariachi. La messa mariachi che è praticamente molto folcloristica, perché voi immaginate questo gruppo molto folto, diciamo, di mariachi messicani che con le loro chitarre praticamente accompagnano, diciamo, il percorso della messa. Questa viene fatta praticamente, è una tradizione che è stata iniziata nel 1969, dopo una lunga, come dire, battaglia, diciamo, ideologica più che altro, no? Con il Vaticano, che fino a quel momento non permetteva questo tipo di messe così folcloristiche. Poi, vabbè, col Concilio Vaticano II, insomma, si sdoganò anche molte di queste cose e incominciarono a fare appunto anche le messe mariachi. L'altra zona di San Antonio bellissima da ricordare è River Walk. River Walk è praticamente la zona, è un camminamento lungo questi canali, molto bello da fare, da vedere. È stato praticamente inaugurato abbastanza recentemente, negli ultimi 10 anni. Ci sono lungo questo percorso, questo stradamento lungo il canale, attività commerciali, ovviamente ristoranti, bar e comunque intrattenimenti strani molto, molto belli. Passiamo ora a Houston, quindi si scende ancora, anzi si va a questo punto verso est, e Houston generalmente viene ricordata per cosa? Per la NASA, che adesso vedremo sicuramente perché è una delle attrazioni principali, e per poco altro effettivamente sì, è anche la città dei grandi ospedali, quindi delle grandi istituzioni, come dire, mediche, di ricerca soprattutto, quindi è questo Houston che più rimane nella testa della gente. La NASA, come dicevo, sicuramente è un'attrazione che uno non può perdere. Non si trova nel centro di Houston, ma è a circa 40 km fuori dalla città, quindi qui ovviamente bisogna avere una macchina per andarci. Ci sono diversi biglietti d'ingresso per visitarla, sono diversi padiglioni per completare tutto il giro. Si parte dai $30 praticamente per la General Admission, che consente di visitare appunto tutti i padiglioni individualmente. Poi c'è il biglietto a $90 che invece dà l'ingresso anticipato di un'ora, perché è veramente molto frequentato il NASA Space Center, ogni giorno ci sono veramente migliaia di persone, e quindi danno la possibilità di fare un ingresso anticipato di un'ora per vedere, insomma, i padiglioni anche con più calma e con meno gente, e però c'è incluso anche un pranzo. Poi addirittura c'è il VIP Expedition, quello che si chiama appunto VIP Expedition, che è una che cosa, $199, che è
quasi privata, con piccoli gruppi, con una guida esperta che spiega proprio i vari padiglioni, le varie installazioni della NASA. Appunto, del centro spaziale si vede appunto mentre si fa la visita anche questo. E anche qui importantissimi musei, il Museum of Fine Arts, anche qui c'è proprio un'area dedicata all'arte in generale, quindi questo è il Museum of Fine Arts, che è un'istituzione anche questa molto vecchia, l'edificio infatti sulla destra è del 1917. E ha un 64.000 opere, quindi potete immaginare l'importanza di questo museo, che coprono praticamente 6.000 anni di storia, quindi dall'arte primitiva ai giorni nostri. Questo è il Kalle Sculpture Garden, sempre in quest'area dell'Art District, vicino al museo che ho citato prima. Anche questo è uno spazio urbano appunto arredato con queste statue autentiche, molto interessante. La Menil Collection, in realtà di musei poi ce ne sono addirittura 19, solo a Houston, quindi come vedete, sono importantissimi da questo punto di vista. La Menil Collection ve la cito perché intanto è un museo stupendo, è una collezione d'arte privata di questi due signori che sono Dominique de Menil e John de Menil, che nel corso della loro vita hanno collezionato migliaia di opere, soprattutto di arte primitiva africana e poi di arte contemporanea. Quindi nel mezzo non hanno preso niente, solo arte primitiva e arte contemporanea. Quindi vediamo l'edificio molto particolare. Questo è quello disegnato da Renzo Piano, e quindi con un progetto molto innovativo, perché la copertura, tra l'altro, del museo è fatta in un modo molto particolare, con una sequenza diciamo, che fa filtrare di travi, chiamiamole così, che fa filtrare la luce naturale in modo appunto non invasivo, diciamo, nel museo stesso. Quindi la chiamano proprio The Solar Museum, gli architetti, proprio per questa ragione. Quindi si trova anche questo nel centro di Houston, anche questo bellissimo e sicuramente un altro da visitare. Oh. Qui poi adesso proseguiamo verso New Orleans, andiamo quindi in Louisiana, qui siamo nelle terre più paludose, qui entriamo già nella parte, diciamo, del delta del Mississippi, e New Orleans è, diciamo, la regina assoluta della la città che non si può non visitare quando si va al sud. È una città molto particolare. Adesso vi faccio vedere questa cartina e sicuramente sapete che la parte centrale, diciamo, del downtown di New Orleans è il French Quarter, quindi questo quartiere chiamato anche le Vieux Carré, proprio perché è squadrato, diciamo, che è il nucleo storico della città di New Orleans. È delimitato qui da Canal Street, poi vedremo alcune immagini di Canal Street, e poi da questa parte da Esplanade Avenue. Quindi questa è Canal Street, i famosi tram che ricordano Tennessee Williams con il suo un tram che si chiama Desiderio, che era appunto ambientato a New Orleans. E questa è un po' la New Orleans proprio iconografica, cioè quella proprio che tutti ci aspettiamo di vedere. Questi edifici sono proprio all'interno del quartiere francese, sono edifici bassi, massimo 3 piani, come vedete, tutti molto arredati, diciamo, di questi fiori, fanno quasi a gara, no? Arredato appunto con queste fioriere meravigliose. E sicuramente la via principale di New Orleans più conosciuta, del quartiere francese intendo, è Bourbon Street. Questa è un'immagine insolita, per cui vedete, sembra praticamente fosse stata scattata durante il lockdown, perché non vediamo nessuno in strada. In realtà, ora vi mostro l'immagine successiva, ecco, Bourbon Street è questo, cioè praticamente, cosa che probabilmente in questi giorni sicuramente non succede, perché c'è un assembramento così
non è ammissibile ovviamente neanche per scherzo in questo periodo, ma Bourbon Street effettivamente è un carnevale ogni sera, cioè in pratica è il posto più turistico, anche se vogliamo, con tanti locali, e forse secondo il mio punto di vista ha perso un po', diciamo, di quello smalto che era un tempo, insomma, con i vari locali jazz, che in realtà ci sono, ma poi li vedremo in un'altra zona della città. Quindi qui è proprio la parte più caciarona, insomma, più di divertimento, locali dove si beve, e si va a sentire un po' di musica più commerciale. Parallela invece c'è Royal Street ed è tutt'altro mondo, qui invece una via molto più elegante, boutique di grande livello, quindi ci sono questi concertini agli angoli delle strade che poi peraltro li trovate ovunque per New Orleans, questi concerti appunto improvvisati in fondo a Royal Street, un po' verso Canal, che è sul fondo dove vedete l'edificio moderno per intenderci. Ecco, lì c'è all'angolo il Monte Leone Hotel, che è uno storico albergo di New Orleans, un tempo nasce come bordello proprio del Vieux Carré, del quartiere francese, e poi in seguito trasformato in albergo e quindi ancora molto iconografico. Ecco, questa invece è la Preservation Hall. Non si può mancare una visita assolutamente in questo locale. Allora, qui lo vedete, è molto piccolo. In realtà, dietro queste due porte di legno che vedete in pian terreno, quelle non si aprono mai, perché all'interno, poi lo vedrete nella slide successiva, c'è un locale molto piccolo, peraltro, veramente è una stanza dove suonano i più bravi musicisti di musica jazz di New Orleans. Quindi si fa la fila la sera, si paga un ingresso cash sui $12, se non ricordo male. Ci sono 4-5 spettacoli, durano in media 40 minuti. E come vedete, la gente praticamente è proprio assiepata, proprio attaccata, perché la stanza è piccola ed è assolutamente imperdibile una visita appunto alla Preservation Hall. Café du Monde, anche questo è un altro punto, diciamo un bar dove si consuma appunto le colazioni, ma qui è aperto 24 ore su 24, e servono questi beignets che sono delle specie di krapfen, in pratica senza crema, però con su questa montagna di zucchero a velo, e si solitamente consumano con del caffè latte, del caffè au lait, diciamo alla francese. Ecco, questa invece è Frenchman Street. Questa sì, invece, è la strada bellissima, interessantissima per andare a sentire musica jazz, blues, e una strada anche corta, sempre del quartiere francese, un po' più defilata rispetto a Bourbon Street. Questa è l'autentica New Orleans. Qui veramente ogni locale ha una band che suona dal vivo, ed è una festa veramente ogni sera passarci anche di ore, è stupendo. E poi tanti spettacoli, come vedete, proprio improvvisati nelle strade. Le escursioni che si possono fare, ovviamente, anche con i battelli sul Mississippi, ci si può andare anche verso le piantagioni, quindi poi si torna con un mezzo su strada, quindi si va col battello e poi si torna con quello sulle piantagioni delle piantagioni di cotone della Louisiana. Questa invece è Marie Laveau, ve la voglio presentare, è la voodoo queen più famosa di New Orleans. Lei nasce qui nel 1804 e muore anche qui nel 1881, ed è praticamente la voodoo queen più famosa di tutta la città. In realtà lei è stata, come dire, considerata anche una veggente, una maga, insomma, un po' di tutto. In realtà era una veggente, perché era all'inizio della sua carriera, chiamiamolo così,
era anche parrucchiera, aveva un negozio di parrucchiera e raccoglieva, come dire, un po' tutti i gossip di quelli che andavano a farsi quelli, quindi per quello che poi era, come dire, informata su quello che doveva indovinare, c'era sempre un po' il trucco. Comunque, vabbè, lei passò tutta la sua vita a fare questi riti voodoo, addirittura pensate che nel 1874 raccolse solo lei praticamente 12.000 persone che vennero a vederla praticamente per un rito voodoo in occasione della festa di San Giovanni. È sepolta nel cimitero di San Luigi, che è un piccolo cimitero che anche qui fanno delle visite guidate a piedi, che fa parte proprio anche questo della bellezza della città, questa legata all'esoterismo, legata al culto dei morti, insomma, tante cose. Insomma, New Orleans è proprio fuori da ogni schema. Il carnevale, anche questo è importantissimo, carnevale che cade come il nostro, diciamo, quello rito cattolico, e quindi 40 giorni prima di Pasqua, e qui quindi è una grande festa sempre. Bisogna prenotare con molto anticipo, ovviamente, perché altrimenti non si trovano la disponibilità, e poi anche belle escursioni nei dintorni di New Orleans negli swamp, che sono appunto queste zone paludose appunto del delta del Mississippi sul Golfo del Messico, che quindi hanno un ecosistema con animali e osservazione anche degli uccelli, ovviamente di birdwatching, è molto interessante. La cucina da citare, la jambalaya, che la vedete in basso a destra, una sorta di paella, ma molto speziata e comunque tipica proprio della cucina del sud, con gamberi, e qui i gamberi, insomma, la cucina di pesce sicuramente la fa da padrone. Bene, adesso continuiamo un po' più a nord verso Vicksburg e ci avviciniamo poi quindi al percorso del Mississippi, che vi dicevo prima, quindi il percorso della musica, quindi Vicksburg. Vicksburg è interessante passarci, questo lo vediamo, il famoso ponte di ferro di Vicksburg, e è importante passarci per chi è interessato alle cose storiche legate alla guerra. Legate alla guerra, e qui infatti ci fu una celebre battaglia, un episodio cruento proprio della guerra civile americana, che nel 1863 qui ci fu un assedio che durò 47 giorni e causò più di 40.000 vittime. Quindi c'è tutto un percorso storico legato a queste vicende. Quindi è assolutamente importante, ecco, nel percorso che stiamo facendo, appunto, fermarsi anche a Vicksburg. Io ora passo la parola ad Alessandro, che vi farà un approfondimento su Clarksdale, e poi andiamo a finire con l'ultima città, che è Nashville. Prego, Alessandro. Sì, ciao Giuseppe, grazie. Ci troviamo adesso, come si diceva, lungo il corso del Mississippi e in particolare sulla Highway 61, questa strada aperta nel 1926 durante la cosiddetta Great Migration, che portò milioni di afroamericani dal sud verso il Midwest, in particolare Chicago. Ed è nota appunto come la Blues Highway, no? Perché in queste zone rurali, dove il paesaggio è dominato dalle vaste piantagioni di cotone, sono nati i più grandi musicisti della storia del blues e dei primordi di questo genere. In Mississippi, quest'arteria fa parte del Mississippi Blues Trail, che presenta ben 207 luoghi di interesse segnalati da queste targhe color blu. È impossibile enumerarli tutti. Clarksdale è sicuramente una delle cittadine più ricche di spunti e di attrazioni legate al blues. In particolare partiamo dal Delta Blues Museum, il primo spazio museale dedicato alla musica blues. È ospitato all'interno di un edificio ferroviario del 1926. Tra l'altro, piccola curiosità per ricollegarsi al Texas, tra i principali benefattori e finanziatori di questo polo espositivo ci sono c'è il famoso gruppo musicale texano
degli ZZ Top. Quindi sicuramente per chi voglia approfondire le radici storiche del blues, questa è una sosta meritevole. Sempre a Clarksdale, passando alla successiva slide, abbiamo questo Ground Zero Blues Club, un locale aperto e di proprietà di Morgan Freeman, premio Oscar originario di Memphis, ma adottato dal Mississippi, che ha riletto, no, la tradizione dei juke joint. I juke joint erano le baracche molto umili e spesso anche fatiscenti, dove i lavoratori delle piantagioni si trovavano a sera per insomma, rilassarsi, bere qualcosa e sentire un po' di musica, no? E sono state le fucine del blues. Questo ovviamente è un locale che rielabora in modo molto più moderno, attraente, la tradizione dei juke joint. Tra l'altro ce ne sono molti lungo il Mississippi, di storici ancora visitabili, ancora attivi. Ha ospitato questo locale grandissimi musicisti e fa parte della lista dei top bar e nightclubs in America, no? Per il suo pregio ambientale e anche per il calendario di eventi di eccelso livello. A Clarksdale non si può perdere il mitico Crossroads, no? All'incrocio tra la Highway 61 di cui abbiamo parlato e la Highway 49. Questo è il luogo dove vuole la leggenda che Robert Johnson, uno dei geni maledetti del blues, è considerato ancora oggi come dire, il massimo rappresentante di questo filone musicale, no? Nato nel 1911 e morto nel 1938, è colui che ha inaugurato il famoso Club dei 27, cioè gli artisti che muoiono a questa età fatidica. Secondo la leggenda, qui Robert Johnson avrebbe venduto la propria anima al diavolo per acquisire le sue straordinarie doti di chitarrista e di interprete, no? E, insomma, è lui il padre indiscusso del blues delle origini. Una curiosità sempre legata a Clarksdale e che testimonia come in queste regioni del Mississippi, no? Qualsiasi cosa trasudi musica e trasudi blues, è questo negozio di barbiere nella slide successiva, il Wade's Barber Shop, di proprietà appunto di questo Wade Walton, che si cimentava anche nella musica. E che ha inciso anche album e canzoni che hanno fatto la storia del blues. Proseguendo, arriviamo nel Tennessee, molto vicino al confine col Mississippi, e incontriamo Memphis. Memphis è sicuramente una delle capitali musicali di tutti gli Stati Uniti, e vedremo adesso velocemente, è stata la culla del rock and roll in particolare. È la più grande città del Tennessee, con un'area urbana di quasi 1,5 milioni di abitanti, e fu fondata sulla sponda orientale del Mississippi nel 1819, tra l'altro insomma, tra i vari possidenti che insediarono il primo nucleo della città, c'era anche il settimo presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson. La sua posizione strategica anche come porto fluviale, continua ad esserlo oggi uno dei principali snodi commerciali d'America, determinarono una grande crescita sin dagli inizi della popolazione, dell'area urbana e, curiosità, la scelta del nome Memphis è una citazione della capitale egizia dell'antico regno, Memphis. Anche perché qui il paesaggio alluvionale del Mississippi ricorda molto la Valle del Nilo. E ho parlato dei
del rock and roll e qui siamo ai Sound Studio, una sala di registrazione ed etichetta discografica fondata nel 1950 da Sam Phillips, in questo edificio d'angolo che per gli appassionati è un po' un luogo di pellegrinaggio. E in questa fucina d'arte musicale, insomma, si sono formati e hanno raggiunto la fama Jerry Lee Lewis, Charles Perkins, Elvis Presley, Johnny Cash, Tina Turner, Roy Orbison, B.B. King, insomma, tutti grandi del blues e del rock and roll. Perché? Questo è un aneddoto e un episodio però storico veramente decisivo e che consacra Memphis appunto a capitale musicale degli Stati Uniti. Il 4 dicembre del 1956 ai Sun Studio si tenne la seduta in realtà improvvisata, nata per caso di incisione, detta del Million Dollar Quartet, ritenuta dai critici e dagli storici la data simbolica di nascita del rock and roll, no? Che sappiamo rielabora ovviamente e fonde elementi del blues, del country, quindi Memphis come crocevia geografico-culturale non poteva che essere appunto, il luogo di nascita di questo genere completamente americano e completamente del sud degli Stati Uniti. Non si può visitare Memphis senza una tappa Beale Street, no? Una via nel centro cittadino che è famosa per i numerosi locali di musica dal vivo. Tra cui ad esempio il Blues Club di B.B. King, che agli inizi della sua carriera, negli anni 40, quando campava come artista di strada, si faceva proprio chiamare il Beale Street Blues Boy. Peraltro, un accenno, sempre a proposito della Mississippi Blues Trail, nello stato del Mississippi, a Indianola, per chi fosse appassionato di B.B. King, si trova un bellissimo museo a lui dedicato. Proseguendo. Qui vediamo appunto delle scene dei locali della vita notturna. Sempre su Beale Street si può assaggiare una delle specialità della cucina Southern, cioè la carne cotta in stile barbecue. Memphis, appunto, soprannominata anche la Barbecue Capital of the World. E tra i locali che vi posso consigliare ci sono l'Arcade Restaurant, il più antico della città, aperto nel 1919, ma anche Leonard's Pit Barbecue o meritano le specialità street food di Cozy Corner. Proseguendo sempre su Beale Street all'inizio troviamo la dimora di V.C. Handy, che è considerato il padre del blues, colui che per primo gli ha dato una codifica definita, anche perché ha avuto modo di incidere degli album, quindi un altro personaggio, un'altra icona, un'altra stella del blues. Passiamo a un altro personaggio fondamentale per la cultura statunitense, in realtà per la storia del mondo contemporaneo, cioè a Martin Luther King, perché a Memphis non si può non andare al Lorraine Motel, dove il 4 aprile del 1968 fu assassinato Martin Luther King, mentre si trovava sul balcone della propria stanza che è rimasta intatta. Oggi il motel che era destinato all'epoca, durante il segregazionismo razziale, a clientela afroamericana, è sede del National Civil Rights Museum, insomma uno dei più belli nel circuito dei civil rights, che racconta la storia della lotta per l'uguaglianza delle popolazioni nere
degli Stati Uniti, in particolare, insomma, le vicende legate a Memphis e al tragico episodio di quel 4 aprile del 68. Un appuntamento simpatico che vi suggeriamo di vivere a Memphis è quello all'interno del Peabody Hotel, una storica struttura inaugurata addirittura nel 1869. E dal 25 1925 ospitata nell'attuale edificio che è molto imponente proprio nel downtown di Memphis. È la cosiddetta marcia delle anatre, no? Cioè all'interno della grande hall dell'hotel, in uno splendido stile Liberty, si ripete ogni mattina alle ore 11 questa cerimonia inventata nel 1940 da un portiere dell'hotel, tale Edward Pembroke, che decise di ammaestrare cinque germani reali che erano presenti da qualche anno nella fontana posta al centro della lobby. E in cosa consiste questa parata, no? I cinque germani sul sottofondo della King Cotton March percorrono il tragitto dall'ascensore alla fontana lungo un red carpet e vanno a tuffarsi in acqua. E comunque c'è anche poi insomma, il rientro serale delle DAC del Peabody Hotel verso l'ascensore, quindi la mattina dopo si ripete la parata. Nel 2011 all'interno del Peabody Hotel, che vanta numerosi negozi, ha aperto la nuova sede del leggendario Lasky Brothers, un negozio fondato nel 1946 su Beale Street, come appunto rivendita di cianfrusaglie militari, ma che poi divenne la sartoria di fiducia di Elvis Presley, che dalla sua prima apparizione televisiva nel 1956 ha sempre vestito gli abiti, di Lasky, che poi è diventato, insomma, il sarto di tutti i grandi della musica di quel periodo, B.B. King, Roy Orbison, Carl Perkins, Johnny Cash. E insomma, merita una visita per il suo valore storico-culturale, ma anche magari per acquistare un abito. Sono molto eccentrici, però chissà, insomma, in base ai gusti si può anche trovare qualcosa di interessante. Memphis ha moltissimi musei dedicati alla musica. Questa è la Memphis Music Hall of Fame vicino a Beale Street, che può essere utile per un inquadramento generale dell'importanza di Memphis nel panorama musicale americano. Merita, questa è un'immagine degli interni, e merita sicuramente una visita allo Stax Museum, aperto nel 2003. Nella sede storica della Stax Records, una casa discografica fondata nel 1957, che è stata la principale etichetta del soul, no? E in particolare del soul di Memphis, un incontro tra gospel, rhythm and blues, jazz, rock all'insegna di una ritmica funky. Insomma, per intenderci, la Stax era l'etichetta del grande Otis Redding. Insomma, questo quindi è un vero tempio della musica afroamericana, che si concentra anche sui legami appunto tra espressione artistica e rivendicazione di uguaglianza politica durante il periodo della lotta per i diritti civili. Proseguendo, abbiamo un'altra tappa molto importante, lo stabilimento della Gibson di Beale Street. È possibile compiere un tour all'interno della fabbrica della chitarra, insomma, per eccellenza della musica americana. Una curiosità, nei sobborghi di Memphis c'è questa Full Gospel Tabernacle, una chiesetta metodista dove celebra messa il suo fondatore, questo Hal Green,
che di professione fa il reverendo, ma è stato anche uno dei più grandi cantanti nella storia del soul. In particolare è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al 66° posto tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi, e quindi capita, come vediamo in questa immagine, di poter assistere a una messa celebrata da Hal Green, quindi da una leggenda della musica americana. Lascio con la prossima slide la parola a Giuseppe, che ci parla di Graceland, ricordando sempre in merito al Blues Highway del Mississippi, che è uno dei siti, ovviamente Tupelo, dove, insomma, un paesino, un villaggio del nord del Mississippi, già abbastanza vicino a Memphis, dove nacque il grande Elvis. Prego, Giuseppe. Grazie Ale, grazie. Allora, partiamo ora e ci spostiamo un attimo dal centro di Memphis e a 15 km circa di distanza incontriamo Graceland. Graceland è il luogo dove Elvis fece costruire praticamente la casa che poi rimase qui. Lui era già famoso, ricco ovviamente, nasce povero a Tupelo, come diceva Alessandro. Poi vedremo un'immagine anche di Tupelo, ma questa è stata la sua casa proprio principale, questa magione, diciamo, questo villone dall'ingresso dal gusto neoclassico, quindi molto particolare. Oggi è un museo, quasi devo dire un mausoleo, perché in realtà c'è anche la sua tomba e la tomba della famiglia anche, che si può visitare. Non costa poco visitare Graceland, ve lo dico subito, perché l'ingresso, diciamo, general admission, diciamo, è di $42 a persona, che comprende il museo più la collezione delle auto, il guardaroba, che ovviamente è fondamentale per la figura di Elvis, più anche l'aereo Lisa Marie, che è dedicato appunto all'aereo privato, che era col nome della figlia. Poi ci sono altri tipi di biglietti a $69, che l'Experience Tour, praticamente, che comprende anche alcune sale, diciamo, della mansion principale. Vi dico subito che non si possono visitare i piani alti dove ci sono ancora, tra l'altro, l'appartamento privato di Elvis e della famiglia, e non si può vedere assolutamente la stanza dove morì Elvis. Questa l'hanno interdetta, diciamo, al pubblico per ovvie ragioni di riservatezza in un certo senso. E poi vabbè, altri biglietti fino ad arrivare addirittura a $180 con questo Ultimate VIP Tour, che anche qui appunto con gruppetti di poche persone si fa una visita accompagnati da una guida e vi racconta di tutto e di più sulla vita di Elvis. Ecco, questa è l'immagine di Tupelo che citava prima Alessandro. Lui nasce appunto in questa casa molto modesta, la famiglia era molto povera, a Tupelo, Mississippi. Siamo a un'ora e passa di distanza da Memphis, e la famiglia poi si trasferì comunque a Memphis quando lui era comunque ancora un ragazzino. Questo poi c'è una targa che ricorda appunto il luogo di nascita di Elvis Presley. Ora, proseguendo verso Nashville, che è la nostra parte finale del viaggio, allora volevo citarvi una fermata assolutamente imperdibile a Brownsville, che dove troviamo questo piccolo museo, ma importante praticamente, è il Tina Turner Museum. Quindi chi non conosce Tina Turner, è la mitica Tina, e quindi vale la pena di fermarsi qui. In realtà il museo si trova a Flag Grove, dove c'era appunto questa Flag Grove School, dove lei l'ha frequentato da ragazzina. Lei in realtà è di Nutbush, che è a circa 10 km da Brownsville, e tutti i giorni praticamente faceva avanti e indietro per andare al coso. Nutbush, sicuramente ve la ricorderete, una delle sue più belle canzoni dell'inizio è Nutbush City Limits, quindi qui è il museo ideale per chi vuole conoscere tutto su Tina Turner. Oh, finalmente si arriva a Nashville. Nashville, la città della musica, è la città veramente più, forse ancora più di Memphis,
ma in egual misura qui è concentrato sulla musica country, ovviamente, soprattutto The Music City. Qui vediamo una bellissima immagine del fiume Cumberland che praticamente bagna la città. È una città nel cui centro è molto piccolo, anche questa si visita tranquillamente a piedi, volendo. C'è questa via principale che adesso vediamo un po' di insegna al neon, questa appunto Music Row si chiama, vedete questa strada dove si affacciano praticamente e sono aperti i più interessanti locali di musica dal vivo dove si fa appunto l'honky tonk. Qui vediamo un'immagine di questa chitarra di questo artista che ha dipinto un po' i volti iconici, diciamo, delle star della musica country. Riconosciamo Dolly Parton, la Loretta Lynn, insomma, ci sono tutti i più grandi praticamente che sono passati da Nashville e hanno incominciato la loro carriera qua. Ecco, questo è il classico locale honky tonk. Si entra, ce ne sono a decine e decine veramente lungo questo percorso di questa via centrale di Nashville. Si entra, si sente musica dal vivo, dalla mattina alla sera. Ci sono band che si alternano a intervalli regolari, sono magari quelli più giovani che si devono ancora far conoscere, suonano magari di giorno, poi la sera invece arrivano i nomi più conosciuti. Quindi l'honky tonk è proprio uno dei classici attività che si fanno appunto in Nashville. Questo assolutamente da non perdere è il Country Music Hall of Fame Museum. Tutto praticamente quello che riguarda la musica country è custodito in questo museo che è multipiano, quindi ci si può passare anche una giornata intera, si possono sentire anche tante registrazioni storiche, ci sono tanti cimeli, tante cose legate appunto al culto della musica country. Il Johnny Cash Museum, questo è stato aperto scusate, nel 2013, è proprio nel cuore del downtown di Nashville. E Johnny Cash era morto nel 2003, sapete che lui praticamente è una delle figure leggendarie, insomma, della musica country e non solo, perché poi ha inciso anche cose più rock, più soul, quindi però lui è in realtà veramente il più conosciuto in assoluto, ha venduto più di 90 milioni di dischi, quindi è una leggenda vera e propria. Lo chiamavano The Man in Black proprio perché si presentava sempre con questi abiti scuri e le sue canzoni, poi praticamente soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, trattavano tematiche quali il dolore, l'afflizione morale, il riscatto, quindi cioè era un artista molto intenso da questo punto di vista. Mi ricorda il Walk the Line, che è un po' una su tutte, insomma, la sua canzone principale, diciamo. Questi sono gli studios della RCA. Qui anche questi studios mitici ci hanno inciso praticamente i più grandi della musica country, ma non solo. Elvis, per darvi un'idea, qui a Nashville incise più di 200 registrazioni, cioè It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight? Quindi tutte queste musiche che conosciamo sono state incise proprio in questi studios, che sono tra l'altro anche molto piccoli, si possono visitare, quindi chi è interessato alla cosa. Una curiosità legata a questi studios è una canzone che sicuramente tutti conoscono, che è I Will Always Love You, che è stata poi portata a successo nel 92 da Whitney Houston. In realtà la canzone era stata scritta nel 74 da Dolly Parton. Lei è molto presente a Nashville perché è un po' la regina della country music, scritta da lei, forse non tutti lo sanno che appunto è stata musicata e scritta da lei, con una versione molto 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 lenta, quindi andate a recuperarla su YouTube che è bellissima rispetto a quella della Whitney Houston che era molto più stupenda, che è piaciuta molto anche alla Dolly Parton. L'ha detto poi in diverse interviste, ma la sua è veramente straziante perché era l'addio del sodalizio artistico con Pat Wagoner, quindi non era una canzone d'amore vera e propria, ma era proprio l'abbandonare praticamente questo sodalizio artistico. Quindi lei non sapeva come dirglielo a parole e non aveva il coraggio di dirglielo, e poi alla fine, insomma, ha scritto la canzone che è diventata un grande successo.
Finiamo la presentazione e qui siamo comodamente seduti in questo teatro meraviglioso che è il Opry House, che è un po' l'equivalente, diciamo, quello che è la scala per la musica lirica. Questo è il tempio praticamente della musica country. Quindi il Grand Ole Opry è una trasmissione in realtà radiofonica che è storica perché inizia addirittura il 5 ottobre del 1925 e che tuttora continua. E viene trasmessa sul canale radio WSM di Nashville e poi con tanti altri collegamenti un po' in tutta la nazione. È la più longeva, diciamo, trasmissione country della storia della musica e quindi tuttora c'è e si può assistere proprio alla registrazione della trasmissione appunto con questo teatro di 4.000 posti. Tra l'altro i biglietti costano anche poco effettivamente, e quindi questo diciamo che è un po', come dire, una serata passata qui, un commiato diciamo da Nashville per finire in bellezza diciamo il nostro itinerario. Bene, scusate se abbiamo tirato un po' lungo il webinar, però insomma, le cose da dire erano tante, il percorso era lungo e speriamo anche con Ale di non avervi annoiato più di tanto e niente, ci risentiremo poi al prossimo webinar appena se ne prende l'occasione. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Ciao, grazie a tutti.